Amici di Viaggio in Molise, oggi siamo al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso in occasione dell'Agora della Lettura. Per questo spazio, come primo appuntamento, la presentazione del libro Generazione H della scrittrice, psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Un viaggio insieme alle giovani generazioni, al loro desiderio di essere sempre connessi con gli altri e con il mondo. Un viaggio in quelli che sono i rischi della rete. Allora, venite con noi per saperne di più. Maria Rita Parsi, oggi qui a Campobasso per la presentazione di un volume che è un viaggio attorno a quelli che sono i rischi della rete, ma attorno a una generazione che vive sempre connessa. Ecco, noi non dobbiamo disconnetterla, ma dobbiamo educarla. Noi prima, intanto dobbiamo educare noi a come connetterci all'uso di questo mondo virtuale che è potentissimo, formidabile, ahimè diventerà sempre di più virtualmente importante, ma noi ci dobbiamo educare come genitori, come educatori, come operatori della comunicazione, come sanitari, come forze dell'ordine, ad un uso che dobbiamo rendere, diciamo, positivo per le nuove generazioni, perché un uso dissennato e pervasivo del virtuale produce per esempio una generazione H, i hikikomori, ritirati dal mondo reale e invece immersi nel mondo virtuale, e veicola messaggi che, se non sono regolamentati, se non rispettano norme, leggi, e veicola immagini, e veicola prodotti che, se non sono attentamente vagliati, possono veramente ledere la crescita di questi ragazzi, perché lo usano più loro, lo sanno meglio usare loro. Dirò in conclusione che questa è la prima generazione che può insegnare ai genitori e ai nonni e agli adulti come si usa il virtuale. Sono più esperti di noi. Quando una generazione è più esperta nell'uso di strumenti che diffondono cultura, informazione e formazione e non sono gestiti da degli adulti come guide, è veramente pericoloso. Quindi, educarsi per educare, in questo senso fondamentale il ruolo della famiglia, della scuola, devono guardare tutti nella stessa direzione, non demonizzare il web, ma essere vigili, attenti. Io direi che delle famiglie ho il massimo rispetto, ma sono tante volte più chiuse del mondo virtuale. Io direi che la scuola è al centro, bisogna fare educazione al virtuale, bisogna aprire laboratori, bisogna coinvolgere i genitori nella formazione, bisogna creare i contatti col territorio perché educhi, faccia la formazione dei formatori nel mondo virtuale. La scuola è una struttura aperta, guardate questo meraviglioso luogo, voi avete un convitto eccezionale. Allora, chi ha un convitto come questo, dove si prendono i bambini da quando sono piccolissimi fino al liceo, e ci sono possibilità come queste di fare riunioni, convegni, attività, eccetera, quante volte si possono educare le persone dando strumenti con personale qualificato? Quindi attenzione, perché abbiamo delle grandi possibilità e possiamo fare delle grandi cose usando bene questa formidabile rivoluzione che è il virtuale, che però contiene, come tutte le grandi, il nucleare. Se lo usi per illuminare o per dare è una cosa, se lo usi per bombardare è un'altra. Rossella Gianfagna, rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso. Oggi l'incontro con Maria Rita Parsi che inaugura l'Agora della Lettura, uno spazio appunto che è pensato per gli studenti, non solo per gli studenti, uno spazio in cui affrontare anche una serie di tematiche su cui riflettere. Oggi abbiamo parlato dei rischi del web. Sì, diciamo che questa è la nostra puntata zero, quindi siamo molto contenti e orgogliosi anche per come è andata, perché c'è stata molta partecipazione. Evidentemente il tema scelto, appunto quello dei rischi del web e la dipendenza dai cellulari dei ragazzi, è molto molto sentita. È stato veramente un bel momento di crescita, di confronto e anche di dibattito. Con Katia Civico del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, oggi la presentazione del volume Generazione H della psicoterapeuta Maria Rita Parsi, qui all'interno di uno spazio che è quello dell'Agora della Lettura, uno spazio dedicato agli studenti, uno spazio che vuole avvicinare proprio il mondo della scuola e quello dei giovani alla lettura.
con stasera si apre il ciclo dell'Agorà della lettura, proprio con l'incontro con la psicoterapeuta e psicologa Maria Rita Parsi, e per trattare appunto delle tematiche relative all'adolescenza, ai bambini. Negli ultimi anni l'utilizzo del web da parte degli adolescenti è molto praticato, per cui si possono avere insomma dei danni rilevanti per quanto riguarda la dipendenza, e questo libro di Maria Rita Parsi mette in luce proprio come questi danni possono essere rilevanti per i nostri ragazzi. Emanuele, studente del Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, oggi qui per la presentazione del libro di Maria Rita Parsi, no? Un libro che parla di voi giovani, del rapporto che avete con internet, con la rete, con i social network. Qual è il rapporto che tu magari personalmente hai, no? Con il mondo del web? Come lo intendi? Cioè, io personalmente tendo più ad andare sui social solo per divertimento, per vedere un po' i miei amici cosa fanno. Riusciresti a stare un giorno senza il tuo smartphone? Penso di sì, perché comunque facendo anche gli scout, quando devo andare a fare i campi estivi sto anche 15 giorni, 10 giorni senza. E non ti pesa? No, no, perché comunque sto all'aria aperta e mi diverto con i miei amici e quindi non penso proprio al telefono. E invece di quelli che sono i rischi del web, quanto ne sai? So che ne sono molti i rischi, e soprattutto nel libro sono stati citati la maggior parte di quelli più importanti, tra cui il rischio principale è il cyberbullismo. Noi dobbiamo stare molto attenti a questi rischi, perché secondo me è brutto impersonificarsi nella persona che ha provato quel momento. Un giovane oggi che rapporto ha con i social, con l'utilizzo di internet, con il web in generale? Beh, è un rapporto che può aiutare per la conoscenza di nuova gente. Ovviamente ci sono i suoi lati negativi, però penso che finché si usi dovuto e non esagerato, non troppo, non incorre nessun rischio. È una generazione che vive sempre connessa, no? Ti è mai capitato di dover stare senza lo smartphone? Sì, spesso quando finisce internet è un problema, perché si è quasi in astinenza. Astinenza da che cosa? Non sai che cosa accade intorno, non puoi vedere che fanno gli altri, e quindi tra virgolette soffri questa mancanza di internet. I ragazzi della tua età che social utilizzano di più? Io Instagram, poi penso che più si sale di età più si utilizza Facebook. Che ti piace di questo social network? Soprattutto le storie, che durano solo 24 ore, quindi puoi postarle senza problemi. Le storie per scoprire qualcosa di più della vita delle altre persone, come funziona? È una foto, qualunque cosa, un post che tu metti, dura solo 24 ore e quindi dopo quelle 24 ore scompare e non hai questo problema. Invece dei rischi della rete, che cosa ne sai? Beh, soprattutto penso solo i profili fake, vuoi imbatterti o che ti possono creare il profilo e perdere dati sensibili e cose del genere.